Ragazzuoli, sia in live che su YouTube, quest'anno sorpresa e la top 5 dei personaggi che ho amato di più di Fontaine ve la faccio direttamente in live e poi la trasformerò in un video. Rispetto all'anno scorso sarà un video più casereccio, più casereccino, quindi non ci sarà l'editing carino o cose del genere, però sto notando che i video caserecci comunque vi piacciono, sto notando anche che vi piace sentirmi parlare un po' in generale per confrontare le vostre opinioni con le mie, eccetera, eccetera, e quindi adesso vi dirò quali sono i 5 personaggi che personalmente ho amato di più dell'era Fontaine. Sigla! Partiamo con questa top 5. Premesse doverose. Aprire le orecchie, ragazzi, perché queste premesse sono molto importanti per capire ciò di cui vi parlerò. Premessa numero 1. In questa top non ci saranno solo personaggi usciti a Fontaine. È una top libera, dove vi parlo dei personaggi che mi sono piaciuti di più dal punto di vista del gameplay, dal punto di vista di quello che ho visto negli eventi, magari della caratterizzazione. Magari c'è anche qualche memmino in mezzo, insomma questa è una top 100% soggettiva, non sto parlando di meta, non sto parlando dei più forti di Fontaine, ve lo dico perché l'anno scorso ho fatto la mia top e c'erano molti commenti, ma tu non puoi dire che questo personaggio è più forte di quello, non è possibile, non sto parlando del meta, magari in questa top ci saranno 5 pip, non vi deve riguardare questa cosa perché stiamo parlando dei preferiti, ok? E magari quest'anno, in occasione dei nuovi personaggi, delle nuove meccaniche, delle nuove modalità di gioco introdotte a Fontaine, mi sono anche rinnamorata di personaggi che magari ho pullato prima, quindi questo può tranquillamente succedere. Seconda premessa, qui non ci sono solo 5 stelle, ma anche 4 stelle, quindi è una top generale. Farò anche delle menzioni d'onore dedicate a personaggi che sono rimasti fuori e che comunque ho amato tantissimo. Farò le menzioni d'onore poco prima di annunciare il mio personaggio preferito. E poi l'ultima cosa che vi voglio dire è che siete caldamente invitati anche voi a realizzare questa top. Potete scriverla sia nei commenti sotto al video che uscirà su YouTube, sia adesso in live, come volete. Magari riflettete un po' sulla vostra esperienza e poi fatemi sapere se vi fa piacere chi avete amato o chi meno e anche le motivazioni. Detto questo, iniziamo questa top. Guardate, effetto cerotto. Me lo levo il cerotto? In questa top 5 non c'è Nuvillette. So che adesso vi verranno molteplici infarti del miocardio a questa notizia, ma Nuvillette non c'è. Nuvillette è un personaggio che io non amo e non odio. A livello di lore e a livello estetico mi piace tantissimo, è un personaggio meraviglioso. A livello di gameplay, carino, sfrizzichino, ti rompi le balle del suo caricato dopo 10 volte che lo usi, o almeno questa è stata la mia esperienza, quindi non sarà in questa top 5, non sarà nemmeno nelle menzioni speciali, non perché sia scarso, ma perché non mi sono innamorata del suo stile di gioco come credevo sarebbe successo. E quindi già lo premetto ora perché io già mi immagino che almeno un paio di commenti con Nuvillette dov'è ci sono. Vi ho risposto, Nuvillette è lì, bello, che si prepara i suoi vasetti di ceramica, che si fuma un po' di erba pipa con le sue melusine, che si gode la vita nella terra di mezzo, lasciatelo lì, Nuvillette è buona. E vi dico che avrei tanto voluto fare una top 8. Mi sarebbero servite altre 3 posizioni, ok? Allora, posizione numero 5. Nella posizione numero 5 ci metto la sorella di Nuvillette. se non è zuppa è pan bagnato, se non è Nuvillette è Arlecchino. Arlecchino, ragazzi, è un personaggio che per molti di voi magari è normale amare così tanto, per me non lo è. Perché io, e questa è una mia caratteristica legata in generale ai gacha, io sono sempre così nei gacha, non ci posso fare niente, non c'è stato un singolo gacha dove la mia testa non mi abbia portato su questi binari. Io non riesco ad affezionarmi ai personaggi troppo forti, non ce la posso fare. Quando un personaggio, soprattutto gli attaccanti, anzi, nella maggior parte dei casi parlo proprio degli attaccanti, è obiettivamente sgravo, un personaggio con un danno altissimo, con un kit facilissimo, con tanti team, tanta roba, io mi sento poco stimolata a giocarlo, perché io amo che i gacha mi mettano in difficoltà, sia dal punto di vista della gestione delle risorse,
che dal punto di vista dei contenuti di gioco. Non amo quando i gacha mi mettono in difficoltà dal punto di vista delle evocazioni, vero impatto Genshin, ma al di là di questo io voglio sentirmi sempre stimolata. Sono molto competitiva, sono da sempre una sportiva, mi piace lo sport, vengo da una famiglia di sportivi, forse è per questo che la mia testa si è plasmata così, ma Arlecchino sapevo che mi sarebbe piaciuta, perché esteticamente è uno slay incredibile, mi piace la sua doppiatrice inglese Erin Yvette, mi piace molto come è stata gestita come trama Fontaine, però ero praticamente convinta che l'avrei pullata perché vi dovevo portare la guida e poi non l'avrei più toccata. Man, I was wrong, ragazzi, perché Arlecchino mi piace tantissimo. Ha delle bellissime animazioni, punto critico per quanto riguarda il mio rapporto con Utao in tutti questi anni, perché io non ho mai amato il flow di combattimento di Utao e detesto il suo caricato, quello sfrullino strano brutto. Lei invece ha delle belle animazioni, mi piace come è doppiata in battaglia, è stilosissima, mi piace un sacco il suo outfit, mi piacciono i tacchi, mi piace la falce, io adoro le falci come armi, ha un bellissimo tripudio elementale, mi ha permesso nel suo team, che io gioco più spesso, che è il team overload, il team sovraccarico, di rispolverare un personaggio che non avevo mai giocato seriamente come Beidou, e di apprezzare quella che è una delle bombe atomiche di Fontaine, che è Chevreuse. Questo personaggio mi ha fatto solo del bene, e poi, ulteriore pregio, ha dato finalmente un senso a una delle armi più forti del mio account che non sono mai riuscita a giocare a dovere, ovvero il bastone di Oma. Arlecchino, ragazzi, è un personaggio proprio fatto per me. Mi ha accontentata da tantissimi punti di vista, adoro giocarla, le voglio bene. L'amicizia non è altissima, ragazzi, perché nell'Overworld, perché adesso mi sto concentrando di più su Sigewinne, però perché voglio la name card di Sigewinne, che è troppo bella, però è un personaggio che sto giocando veramente tanto. In Abyss chiaramente un po' la limito perché la trovo tanto forte. Sono sicurissima che il suo miglior team sovraccarico potrà essere Solk potenziato da Natlan. Mi piacerebbe trovare anche altre versioni di team in cui giocarla. Non sento l'esigenza di prendere la sua arma proprio perché ho questa. Arlecchino è un personaggio che mi piace veramente tanto. Il mio attaccante pyro preferito in assoluto di Genshin per ora. Bella, bella, bella. Non escludo in futuro magari di prendere le costellazioni, anche se trovo che Arlecchino anche a C0 sia già abbastanza forte, quindi lei non è una delle mie priorità assolute. Arlecchino, ti amo, sei stata bravissima, slay. Continuiamo, posizione numero 4, e alla posizione numero 4 metto un'incredibile sorpresa, perché ci metto un personaggio che quando è stato annunciato, proprio in occasione della sua preanalisi, è stato da me medesima insultato a bestia. Io non mi dimenticherò mai quella live, era una live che ho fatto facendo un evento su Genshin, in cui mentre stavo picchiando un gigantesco Illichurl, io sono veramente, non dico che mi sono arrabbiata tantissimo perché comunque ho rantato, ma ero ancora, cioè non aspettatevi una roba tipo bestemmie, parolacce, cose, però mi ricordo che ero molto infastidita perché questo personaggio aveva una meccanica che a quanto pare senza la prima costellazione non si poteva sfruttare. Ovviamente sto parlando di mia madre, Donatella Versace, pensati Chiori, stilista numero uno di Sanremo 2025. Questo personaggio qua l'ho amato, poi l'ho odiato e poi l'ho amato. È una delle rarissime relazioni tossiche che è finita bene, perché la sto amando ancora. E vi riassumo un po' quello che è successo, più che altro per coloro che magari non mi seguono in live. L'annunciano, io gasatissima, dai, sembra fica, sembra interessante, l'hanno fatto vedere in live per capirci. Poi esce, diciamo, la preanalisi e inizio a spulciarmi un po' il kit e leggo quell'orribile bruttura che era: ma lei le due bambole, se non ci sono costrutti Geo in campo non le mette. E io così, perché la volevo giocare con Navia, volevo divertirmi a fare il duo Geo, non mi giocava neanche con Noelle, perché neanche Noelle mette costrutti, dovevo per forza giocarla con Zhongli, ma Zhongli in doppio Geo non mi piace, Navia in triplo Geo non mi piace, insomma un disastro. Ero veramente infastidita, soprattutto perché io odio, in generale nei gacha, quando mi nascondono le meccaniche dei personaggi dietro costellazioni. È una roba che mi fa diventare il mastino di Tom e Jerry. Non so se avete presente, quello che era sempre arrabbiato come una faina, no?
Perché la trovo una scorrettezza. Perché io credo che i giocatori dovrebbero essere liberi di poter sfruttare appieno il kit di un personaggio anche da free to play, anche se trovarne, anche senza trovarne altre copie, e quindi ero andata fuori di testa. A distanza di quella live in cui ero molto arrabbiata, vi devo dire, ragazzi, che ho overreactato, come si dice in gergo, nel senso che è vero che la C1 di Chiori, che poi mi sono fortunatamente portata a casa, uno dei pochi colpi di fortuna che ho avuto quest'anno è questa C1 qua. È vero che questa C1 fa una grossissima differenza in termini di danno, di gittata delle bambole e di versatilità di Chiori, perché la mia Chiori gioca a piena potenza anche con Navia, perché io non ho bisogno dei costrutti. Ho la C1. È vero che parliamo di una delle C1 insieme a quella di Risley che più vi consiglio in assoluto di tutta l'era Fontaine se amate il personaggio. Però è anche vero che questa è la C1 di Schrödinger, ragazzi. Perché? In alcune situazioni vi svolta le cose, in altre situazioni è perfettamente inutile. E quindi non è giusto arrabbiarsi nella maniera che ho fatto io per una costellazione che alla fine è fondamentale solo se tu hai la tigna di volerla giocare con un determinato personaggio, perché con Itto Chiori gioca tranquillamente, basta mettere Zhongli nei team e va tranquillamente, e anche con una bambola sola, è vero, fate meno danno, però c'è da dire che comunque le particelle le portate a casa, il supporto dello Zode svolazzante lo portate a casa, quindi non è un personaggio così terribile. Io sono stata troppo cattiva con lei, infatti le chiedo scusa adesso. Per fortuna voi su YouTube non avete visto questa live, pensandoci adesso a mesi di distanza è stata una live veramente esagerata, perché non c'era bisogno di rantare così tanto un kit come quello di Chiori, che alla fine non è vero che è completamente loccato dietro una C1. Paradossalmente Risley forse è in una posizione più scomoda da questo punto di vista. Chiusa questa parentesi, io questa qua la amo. È bellissima, è elegantissima, le bamboline sono meme, non vedo l'ora di prenderle la C2 per avere anche la terza bambolina, scala divinamente sulle costellazioni, mi piace molto anche la sua arma simbolo. Per fortuna giocavo ai tempi della spada cinabrica e quindi, nonostante non abbia la sua arma, la gioco comunque, secondo me, a discreta potenza, anzi, a più che alta potenza, grazie a questa arma qua. Mi ha permesso di rispolverare i miei vecchi pezzi della roccia arcaica a livello di manufatti. La amo, è la migliore amica di Navia e spero che non si dividano mai. Mi piacerebbe in futuro recuperare la sua arma, spero che finisca in un bel banner, proprio perché è un personaggio che ritengo di aver buildato molto bene, che funziona bene e che fa quello che deve. È rivoluzionario con Navia, proprio migliora le particelle, Navia non ha così tanto bisogno di ricarica. È bellissima Chiori, l'outfit è spettacolare. Chiori, io all'inizio credevo che fossi una 4 stelle e mi hai fregata, credevo che fossi scarsa e mi hai fregata, io non so veramente cosa dire, ti voglio bene, Chiori. E grazie per il fatto che la tua C1, sebbene comunque fondamentale nel mio caso, perché per giocarla come volevo io con Navia la C1 serviva, è un bene che alla fine non sia sempre strettamente fondamentale, che il tuo danno sia molto alto e che, al contrario di quello che molti pensavano, me compresa, non è vero che sei peggio di Albedo, anzi rip Albedo, perché Chiori ti ha proprio stangato anche dal punto di vista della bellezza dei capelli. Ti amo Chiori. Andiamo a medaglia, ragazzi, medaglia di bronzo, terzo posto, qua vi stupirò, per il mio uomo, my man, ti hanno rubato la medaglia d'argento di tanto così, Ryo, di tanto così, purtroppo te l'hanno mangiata. Risley, anche qua, storia incredibile, io sto qua, l'ho trattato malissimo quando hanno fatto uscire il primo trailer di Fontaine. Non mi piaceva, tuttora non mi piace come l'hanno presentato. Gli ho dato tipo 6, non mi ispirava, non lo volevo pullare, non me ne fregava niente di lui. Ho passato mesi a dirvi, quando è uscito anche il Drip Market, ma che me frega. E poi ragazzi, purtroppo è successo qualcosa, è successo che mi sono vista per bene. Anzi, è iniziato tutto dal Drip Market, cosa sto dicendo? Ho visto la sua immagine del Drip Market, quella bella riga della mandibola, quell'aria possente, quei bei muscoloni, e ho iniziato a guardarlo dicendo, beh, dai, come quando all'improvviso vi rendete conto che il vostro compagno di banco è più gnocco di quello che credevate, no? Ero lì e dice, dai, magari sono stata un po' cattiva, così. E
poi andiamo avanti, escono i video, esce la sua presentazione in cui prende a pugni tutti con la musica da figo, la schitarrata, e gli zoomano sul sedere, io un po' così... E niente ragazzi, nel giro di una settimana mi sono resa conto che ero accottata, e a me non è mai capitato su Genshin, accottata ovviamente in termini videoludici, e non immaginatevi, io non sono una ragazza che tende ad avere delle crush incredibili, le avevo da ragazzina, lasciamo stare, ho avuto delle crush, Darkwing Duck è stata una mia crush, ok, vabbè, ve lo ricordo, anche Knuckles, lasciamo stare la Giulia di 9-10 anni. Ragazzi, questo è il primo maschietto di Genshin che mi ha risvegliato qualcosa. Sarà il doppiatore, Joe Zija, che già avevo presente per Treehouses, perché lì ha doppiato Claude, di Fire Emblem Treehouses. Sarà il fisico, il sederotto, l'outfit, la cravatta, mi piacciono gli uomini in cravatta. Non lo so, io me sono innamorata. E vi dico a distanza di mesi che sono ancora innamorata di lui. Cioè non è stata una cosa magari... Perché io ho anche pensato... Guarda quanto è figo. Cioè io ho anche pensato per un periodo... vabbè magari mi sono lasciata trascinare un po' dall'hype, dalla mia community che mi diceva guarda Risley quanto è fico, dai Jul, dagli una possibilità. Non è vero ragazzi, no, a me piace anche adesso. Cioè a parte gli orecchini che mi fanno schifo, però è figo. Poi è uscito, gioca di pugni, bellissimo il playstyle con i pugni. Crio, un elemento che comunque mi è sempre piaciuto, meno Ganyu, molto divertente anche da giocare, cioè mi piacciono le line in battaglia, lo amo, è sicuramente l'attaccante di punta più scarso tra quelli che main ora, senza ombra di dubbio, ma per una motivazione sola, gli manca la C1, che gli prenderò appena possibile per la cronaca. Però vi devo dire che mi piace molto, adoro il fatto che giochi con il maresciallo Sé, che sia un personaggio che critta anche quando sbadiglia. Il suo team Reverse Melt, piango per il fatto che non ho Emily, è fantastico. Fantastico. È proprio bello Risley. Lui è l'esempio lampante di quanto il livello degli attaccanti di punta a Fontaine sia salito. Perché uno come lui un anno fa sarebbe stato un attaccante ultra celebrato. Ha il problema di arrivare in un'annata in cui gli altri attaccanti oltre a lui, cioè sono tutti delle bestie, e quindi lui purtroppo risulta essere uno dei peggiori, è tra lui e Clorinde, secondo me Clorinde, a C1 è più forte lui, a C1 Clorinde, C1 Risley, secondo me è più forte Risley, però io continuo a preferire Clorinde a C0, e Clorinde non ce l'ho tra l'altro, quindi... Bellissimo, Ryo, perché vi ho già parlato con Arlecchino, no? Del fatto che io apprezzo i personaggi che non sono ultra top tier, ma che sono una via di mezzo. Lui è fatto per me, ragazzi. È una via di mezzo. È un personaggio che ha bisogno di essere curato per dare grandi soddisfazioni. È un personaggio che non si gioca da solo. È un personaggio per cui dovete appicciare la presa del vostro cervello. Questi sono i personaggi che piacciono a me. È così. C'ha un culo da pa... Mamma mia, bellissimo! Mi devo calmare. Purtroppo non ho la sua arma simbolo. Cercherò di recuperare anche questa. Gli prenderò assolutamente la C1. E poi dovrò recuperare Emily in futuro, ma io gli voglio bene a sto qua. Da persona che ha sempre mal digerito Ayaka, che ha avuto molti problemi quest'anno con Shen-He, personaggio che ho rivalutato in negativo, purtroppo, che non ama Chongyun perché è un blocco di azzurro, sembra un gelato al sale marino, e che si è sempre affidata esclusivamente a Ganyu, mi fa piacere avere un altro attaccante Crio da mainare, anche perché mi piace molto l'elemento, e Ryo, m'hai fatto un 360 incredibile, ti voglio bene, prenditi la medaglia di bronzo. Ora, secondo me gli altri due posti oramai li potete intuire. I due personaggi di cui adesso vi parlerò, i personaggi a cui do l'argento e l'oro, sono i due personaggi che ho giocato di più di Fontaine. Cioè proprio, non c'è niente da dire. Secondo posto per lei. Cioè, come faccio a non metterla in una top 5 di Fontaine? Come si fa a non metterla in top 5, ragazzi? Come si fa? Allora, uno dei personaggi che ho amato di più, non di Genshin Impact, non di Hoyoverse, ma di tutti i gacha che ho giocato. E io sono una persona, Arknights a parte, che ha sempre apprezzato moltissimo la parte di trama dei gacha e che non skippa. Lei mi ha smosso qualcosa. Cioè, questo personaggio qua, quando lo vedo, mi smuove qualcosa anche adesso, anche a distanza di mesi. Perché l'ultimo atto di Fontaine l'ha preso.
se l'è caricato in testa tipo corona e ci ha fatto la sfilata alla Milano Fashion Week questa tizia. Mamma mia che bellezza di personaggio che è Furina. La sua doppiatrice inglese è... mamma mia, la bravura di questa donna, Amber Lee Connors, yes, che tra l'altro ho saputo che ha fondato un suo studio di doppiaggio, quindi per capirci, trama incredibile, il motivo per cui Fontaine ha spaccato quest'anno, il motivo per cui un sacco di gente è tornata a giocare a Genshin, a livello di gameplay è meravigliosa, animazioni spettacolari, fortissima, tripudio bellissimo, doppiata da Dio, versatile, mi piace anche la sua arma simbolo, guardate che bella come forma, e gliel'ho presa, e quindi amo Furina ancora di più. Fun fact, forse se non fossi riuscita a prendere la sua arma, non l'avrei messa al secondo posto, ma al terzo, sotto a Risley, ma visto che mi ha dato anche la sua arma, io l'amo. Ecco, esatto, bravi ragazzi, lo studio di doppiaggio della Connors, la doppiatrice di Furina in inglese, si occupa di ZZZ. Slay. Ha slayato pure la sua doppiatrice, ragazzi. Cioè, non ho altro da dire. Uno dei tre personaggi che al momento di registrazione di questo video ritengo da avere in tutti gli account, non avete bisogno delle costellazioni, non avete bisogno dell'arma, vi basta lei, Naida e Kazuha, e il resto è accessorio. L'amo, basta. Furina, sei meravigliosa. Arconte preferito, sì. E io amo anche Naida. È stata una bella lotta, ma vince lei. Vince lei. E esteticamente uno spettacolo. Non ho altro da dire. Furina, sei perfetta. La buildate in mille modi diversi. Io non credo, vi esprimo un minimo di pessimismo, che l'Arconte Pyro la supererà. Mi piace molto Mavuika esteticamente, ma battere Furina sarà molto difficile, molto difficile. Ora, prima di parlare della mia ovvia medaglia d'oro, medaglia che è perfettamente in tinta con il suo outfit, tre menzioni d'onore, ragazzi, tre personaggi che purtroppo non sono riusciti a entrare in questa top. Quando i supporti vengono fatti bene, la menzione deve accadere per forza. Questa tizia qua è fenomenale e dovrebbe essere il punto di partenza su come si fanno i supporti. Finalmente un supporto in grado di abilitare una reazione. Finalmente un supporto fatto bene. Finalmente un supporto che non ha bisogno di essere C6, vero faro merda, per essere funzionale. Ah, e prima di dirmi, ma Chevreuse funziona solo a C6, yadda yadda, tu la giochi con Arlecchino, rompi tutto solo perché è C6. Silenzio. Silenzio. Momento ASMR, ragazzi, fatelo per me, perché la mia Chevreuse spacca i pianeti. Eccola, guardate com'è C6. Questo è il mio account, Ecco qua. Ecco l'arma free to play, il bastone de Madoka. Ok? Questa la buildate così. Bastone random che vi dà HP. C0, mettetela di fianco ad Arlecchino, salta in aria tutto, cioè proprio pim pum pam, capodanno anticipato. Io lei la metto nelle menzioni d'onore perché è un personaggio che ha dimostrazione che Hoyoverse ha preso spunto un minimo dagli errori fatti negli anni scorsi e ha imparato a ricalibrare i propri supporti. Lei è quello che Faruzan purtroppo non sarà mai. La amo, date un'occasione alle formazioni sovraccarico se ce l'avete perché è fenomenale e quando torna in rate up, pullatela perché è troppo forte. Seconda menzione d'onore. Dov'è? Dov'è il mio amor? Dov'è il mio amor? Il mio amor? Monker, tu sei la mia Kimiko, Sijuin. Io ti amo, Sijuin. Mi dispiace troppo non essere riuscita a metterla in top. La amo, lo sbocco, lo sapevo. Subito in chat che mi dicono lo sbocco. Allora, ve lo dico anche voi su YouTube il meme, perché nella mia chat del sito Viola in pochi amano Sijuin. Io invece la adoro, ok? Tutti che schifo, io la amo. Non mi toccano le vostre opinioni, ragazzi, io la amo. Sijuin, ragazzi, è a parte il 5 stelle che mi è uscito più tardi della mia carriera di giocatrice di Genshin, perché mi è uscita a PT 85, garantita PT 85, dopo Chlorinde che proprio mi ha ammazzata. Io la amo,
adoro le sue animazioni, adoro i suoi colori, è la migliore amica di Risley e quindi bisogna amarla lo stesso. E io mi diverto un sacco con lei. Nella formazione con Navia è troppo cute, cura benissimo, gioca tranquillamente con un arco a 3 stelle. Sto per dire una cosa molto discutibile, lo so, me ne rendo conto, ma come curatrice e basta da affiancare a Furina, lei è la versione migliorata di Kokomi. Mi piace molto di più di Kokomi, è come Baizu, nel senso che ti basta cliccare l'abilità elementale e curi tutto. Mi piace anche il suo tripudio in caso di scudi pyro che devono essere distrutti perché fa tanti colpi separati e quindi è carino. E ho provato a prendere la sua arma ma non ci sono riuscita, chiaramente non entra in top 5 perché per quanto mi possa piacere non è a livello degli altri 5 e poi l'ho pullata da poco, però Sijuin è l'ennesimo curatore Hydro che mi ruba il cuore, con la piccola differenza rispetto a Kokomi che lei non penso che sia OP, ma piace a me perché è così, è carina, poi quando fa il colpo caricato spara i cuoricini, mi piace troppo, mi sono innamorata di Sijuin e sono contentissima di averla presa, anche perché appunto va in coppia con questo bel signorino qui. Poi, l'ultimo che vi cito è che secondo me lui è finito in top anche l'anno scorso, è Baizu. Ragazzi, più passa il tempo e più questo diventa forte. Lo amo, voglio tantissimo farlo C2, non so se riuscirò mai a farlo C2, ma sappiate che è un mio desiderio, fortissimo, in un sacco di team. L'ho scoperto nel Super Bloom con Nilou e ho volato, è meraviglioso, c'è uno dei migliori curatori del gioco, ottimo elemento, c'è un unico problema che è la sua orribile arma simbolo, ma non dovete pullarla, io la amo, esatto, triplo healer nelle menzioni d'onore, ti amo Baizu, ti amo, più andiamo avanti più mi diventi forte, e amo giocarlo sin da quando è uscito, l'ho pullato proprio nel suo banner di debutto e secondo me è un grandissimo curatore, mi salva un sacco di team. E con la C2 diventa anche un applicatore dendro molto interessante. L'ultimo persona, dai, infilo un'altra menzioncina d'onore, piccolina, Lynette. Non sottovalutate Lynette, porca vacca. Fantastica, clamorosa, incredibile. La sto giocando adesso attivamente in freeze, è una bomba, esteticamente è fantastica e Lynette ti amo. Lo so, chat, che volevate anche la menzione a Lynette, basta. Ora possiamo passare alla posizione numero 1. La medaglia d'oro di questo anno a Fontaine se la prende esclusivamente lei, la regina, la salvatrice, l'imperatrice, la nobildonna, Navia, signori. L'ho vista, me ne sono innamorata e le ho dato 9 nel video iniziale di presentazione di Fontaine. L'ho vista nella trama, me ne sono innamorata e le ho dato 9. Ho visto come l'hanno trattata nella trama, mi sono innamorata, le ho dato 9. L'ho pullata, me ne sono innamorata, le ho dato 9. Ho visto il suo tripudio, ho visto il cannone e le ho dato 9. Poi ho visto che si metteva gli occhiali nella sua idol animation e le ho dato 10. Navia, sei tutto quello che ho sempre desiderato. Probabilmente il mio attuale personaggio preferito di tutto Genshin Impact. Mi rivedo tantissimo in lei. Ma non sei bionda, non sei figa. Lo so, è per dire che come mood mi piace tantissimo. È Geo, che è il mio elemento simbolo di questo gioco. Lei è, a tutti gli effetti, il personaggio che quest'anno ha preso il testimone di Noelle. Mi dispiace moltissimo per Noelle, personaggio che ho giocato tanto, con grandi soddisfazioni, che con Furina ha guadagnato tanto. Ma lei è la mia dea. Io un po' me lo sentivo che dopo tutto l'amore che avevo riversato in Noelle sarebbe arrivato un nuovo attaccante Geo meta che avrebbe salvato l'elemento e conquistato il mio cuore. Eccola qua. Inutile dirvi che a livello di gameplay è fortissima, per me sotto solo ad Arlecchino e a Nuvilette, come power level degli attaccanti di quest'anno. Versatile, divertentissimo il suo team, è un team full Fontaine, tra l'altro il team in cui la gioco. Sono riuscita anche a prenderle l'arma in barba a un banner dove ho rischiato di ottenere un'arma che già avevo, che era la spada di Nilou. La sua arma è l'arma più bella di tutto Genshin Impact, adoro questa alabardona. E Navia, io ti amo.
Non c'è abis che non riesci a sgominare, non c'è contenuto che non riesci a distruggere. Ci ho messo una cosa come 7 mesi a farmarti i manufatti, ma ne è valsa la pena perché ora sei nubabà e sei assolutamente la mia medaglia d'oro di quest'anno. Bella Navia. Amo anche la sua doppiatrice. Tutte le volte che compare in un evento io urlo. E altro pregio di Navia, lei è comparsa nella mia companion quest preferita di quest'anno, di quelle che ho giocato, cioè la companion quest di Clorinde. Bellissima, fatela se non l'avete fatta, perché è tutta in stile D&D. Ve lo devo spoilerare, così vi convinco a farla, ed è meravigliosa. Veramente meravigliosa. Sì, Chiori è di Inazuma, però è uscita quest'anno... Cioè, sì, è vero, lei tecnicamente è di Inazuma, però vive a Fontaine. Team tre quarti Fontaine più Inazuma, però lei vive a Fontaine, non lo so. Comunque questo è quanto, ragazzi, sono convintissima della mia top, sono convintissima della Navia, sono convintissima che Fontaine sia stata un'annata bellissima, per il momento la mia annata preferita di Genshin, ha battuto senza ombra di dubbio anche Sumeru, e non vedo l'ora di andare a Natlan, dove prevedo pullerò molti meno personaggi, ma dove sono sicura mi divertirò come sto continuando a divertirmi per ora. Grazie mille Genshin Impact per questa annata piena di personaggi che ho amato. Un po' meno grazie Genshin Impact per la quantità imbarazzante di 50-50 che ho perso anche quest'anno. E ragazzi, adesso la parola sta a voi. Fatemi sapere le vostre top. Fatemi sapere se volete anche le vostre flop. Io non me la sono sentita quest'anno di fare una flop, perché non c'è un vero e proprio personaggio che ha floppato per quanto mi riguarda. Mi sono piaciuti tutti, chi più chi meno, ma nessuno si merita di andare in flop, quindi me ne sto tranquilla e direi che possiamo andare a testa alta a Natlan. Io vi saluto, vi do appuntamento il prossimo anno alla top 5 di Natlan e buona fortuna a tutti. Ciao!